Salve a tutti e benvenuti nel nuovo video di Mica e Misteri SCP. Oggi andremo a parlare dell'SCP-227, chiamato anche il meccanismo completo di Casa caso dell'oggetto Safe, di questo SCP non è disponibile la foto. Poi c'è due specie di contenimento, SCP-227 deve essere tenuto in una stanza con una temperatura controllata di 21-24 ⁇ C e un'umidità non più alta del 10%. Chiunque debba toccare l'oggetto deve indossare guanti chirurgici. Una scorta di essi deve sempre trovarsi con SCP-227. Cibi, bevande, sigarette e altre fonti di contaminazione non sono permesse all'interno dell'area di contenimento. Abiti larghi, capelli o altri ornamenti non sono raccomandati. Solamente il personale di livello 3 o superiore può accedere a SCP-227. Anche se allo staff di livello inferiore è consentito di usare l'oggetto sotto sorveglianza. Se SCP-297 necessitasse di essere trasportato in un altro luogo, doveva essere sigillato in un contenitore ermetico, isolante e riempito con un gas inerte. Descrizione SCP-297 è un dispositivo di orologeria dalle dimensioni di 10 cm x 16 cm x 26 cm e pesante 5 kg. SCP-297 è in qualche modo simile nell'aspetto alla ricostruzione di una macchina di antichità. Anticitera, un artefatto greco incompleto e pesantemente corroso risalente approssimativamente all'anno 100 a.C. A, a contrario dell'artefatto, SCP-297 è stato ritrovato intatto e apparentemente del tutto funzionante. Ciò è in parte perché SCP-297 è stato ritrovato sulla terraferma A, invece che sul fondo del Mediterraneo. Ma la mancanza di danni significativi è degna di nota. Un test preliminare su SCP-297 mostra che potrebbe avere una qualche abilità nel riparare se stesso nel tempo. Ulteriori test sono in attesa di approvazione da parte dello staff di livello 5. SCP-297 ha un quadrante principale con tre lancette sulla faccia anteriore. Questo quadrante ha diversi anelli con che ruotano indipendentemente. La faccia posteriore ha due quadranti maggiori con due lancette ognuno. Questi quadranti sono circondati da una scanalatura spirale attraverso la quale alcuni meccanismi interni sono visibili. Un numero di quadranti più piccoli sono posizionati attorno al resto dell'oggetto. Il numero tra di questi quadranti minori visibili alla volta varia quando l'oggetto è in uso, così come il numero di lancette su ogni quadrante. Ci sono tre piccole manovelle sul lato destro di scp 227 Girare una di queste manette in moto le parti mobili di scp 227 La manovella superiore causa il cambiamento più rapido. Alcune delle lancette più piccole sono state viste muoversi a velocità di oltre giri al minuto. Un uso stesso della manovella superiore provoca un surriscaldamento significativo di scp 227 il IPOSED è avvisato di utilizzare cautela nel ruotare la manovella superiore per evitare danni a SCP227 o di ferire loro stessi. La manovella centrale e inferiore sono usate per regolazione media e fini rispettivamente. L'oggetto è coperto con un gran numero di iscrizioni, la maggior parte di queste sono in dialetto attico, tuttavia alcuni sono in vari sistemi di scrittura che non sono ancora stati decifrati. Questo includono lineare A, geologifiche tesi e uno più lingue sconosciute. Il testo deducibile è essenzialmente un manuale di operazione per SCP-227, con l'eccezione di un passaggio che afferma dati cancellati. Il pieno significato di questi passaggi è sotto indagine: le prime indicazioni dicono che SCP-227 è un computer astronomico incredibilmente accurato. I simboli corrispondenti al Sole, alla Luna e ai pianeti sono in evidenza sul quadrante principale anteriore, insieme ad altri simboli del significato sconosciuto. I quadranti posteriori hanno segni coerenti con diversi sistemi di calendario antichi: questi includono il ciclo callippico, il ciclo metonico, il ciclo di Saros e il ciclo sodico. Ci sono anche almeno altri due sistemi di calendario precedentemente sconosciuti. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace e di continuare a seguire la serie. Per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima!